Domenica 12 dicembre, dodicesima di campionato allievi regionali U17 Girone A. Allo stadio di Via Tiro a Segno, Isola della Scala, si gioca Scaligera contro Bevilacqua. La Scaligera è una squadra giovane, abbiamo cominciato il campionato con qualche difficoltà, ma le prime vittorie sono arrivate ed oggi abbiamo fatto il bis. Affrontiamo una squadra che nella classifica del campionato è il doppio dei punti della Scaligera, ma pensiamo di potercela fare. Cominciamo con una bella discesa sulla sinistra del campo, un cross e un tiro che va alto sopra la traversa. Arriviamo di nuovo a tirare in porta con il Beach, il tiro è debole e il portiere para. Ci proviamo su punizione concessa dopo questo fallo. Il tiro del Boni è bello, ma il portiere para. Vai veloce, prova, prova! Adesso è il Bevilacqua che ci prova su punizione dopo questo fallo. Il tiro non è granché, devono raddrizzare la mira anche loro. Vogliamo chiudere il tempo in vantaggio, Izzivi porta avanti la squadra con degli ottimi passaggi, dei bei lanci. Il tiro è bello ma non è fortunato. L'ultima azione è sempre della Scaligera, ottimo di passaggio De Zaghi per Izzivi che ci prova, non è troppo convinto, la palla è alta. Chiudiamo il tempo con un pareggio, è stata una bella prestazione, speriamo per il secondo. Cominciamo il secondo tempo cercando di arrivare presto al gol, questa bella discesa sulla sinistra del campo del Zivi con un tiro finale si conclude con una deviazione del difensore. Adesso vediamo una punizione tirata dal Mitch dopo questo fallo sul Zivi. Il tiro è buono, il portiere ribatte, ma sulla ribattuta il Matti la spara alta. Il Bevilacqua ci prova da calcio d'angolo, il portiere respinge e la difesa spazza. Si batte una punizione, dopo uno scambio c'è questo lungo lancio che lancia il Ross. Slalom fra i difensori vari e tiro e rete 1-0 per la Scaligera. Alla ripresa il Bevilacqua tenta di raddrizzare il risultato, si butta verso la nostra area, arriva anche al tiro, ma il portiere para. Altra azione del Bevilacqua, arrivano al tiro, ma il nostro portiere ci mette una pezza. Adesso siamo noi che vogliamo chiudere la partita, ci buttiamo sempre sulla sinistra, ci sono dei grossi contrasti, si arriva, vediamo questo passaggio per il Boni che spara verso la porta, la palla viene recuperata da Ross che la rilancia, raccolta da un altro attaccante, viene passata al Vlad che con un ottimo cross serve Inzaghi che la spara al volo in rete. Poco dopo viene assegnata una punizione alla Scaligera, si prepara Izzivi. Il tiro è potente ma è centrale, il portiere para. Partiamo da questa rimessa laterale per vedere l'ultima azione della partita. C'è un bel lancio e una discesa, non riconosco il giocatore, il pallonetto esce di poco a lato. Il tempo è ormai finito, la partita si chiude 2-0 per la Scaligera.